Il presidio territoriale del comune di Buggiano è divenuto Casa della Salute. Situata negli ambienti dell'Associazione di Pubblica Assistenza Avis, la Casa della Salute è dotata di ambulatori di ben 7 medici di famiglia, del pediatra e di un ambulatorio infermieristico più grande. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza delle massime autorità locali e regionali e della Società della Salute. Si tratta della quinta Casa della Salute inaugurata in Val di Nievole, altre due sono in arrivo a Monsummano e Ponte Buggianese. Riconfermiamo con questa inaugurazione, con le prossime che abbiamo in programma, riconfermiamo la volontà di strutturare la risposta territoriale nella nostra regione proprio attraverso le case della salute. Ma con questo abbiamo completato un percorso in collaborazione chiaramente con la salute, con la pubblica assistenza di Buggiano, Avis e di Buggiano, con cui c'è sempre stata una stretta collaborazione, e quindi con tutti i medici, con tutti gli operatori dell'ASL e dell'SDS, quindi un momento importante, ripeto, per tutta la comunità. La nuova struttura sarà da riferimento per le cure primarie per circa 9.000 cittadini residenti nel comune di Buggiano. È un piacere aver contribuito a questa realizzazione che per il borgo, per i cittadini, per la popolazione è fondamentale, e noi come pubblica assistenza abbiamo messo l'anima con la collaborazione di tante persone. Qui i medici di base sono qui dal 95, quindi è stata l'antistasiana della Casa della Salute ed è giusto che ne abbia avuto il giusto premio. Quello che oggi avviene è quasi un riconoscimento a un'idea nata appunto 25 anni fa dai volontari, dai dirigenti della pubblica assistenza, e quindi da una gestione affidata al volontariato diventa una gestione affidata al pubblico, e quindi un riconoscimento di un ottimo lavoro svolto nel tempo. Aprire una nuova struttura, qualunque essa sia, è sempre un successo del territorio, ma aprire una struttura sanitaria in questo modo è un doppio successo. La popolazione sempre più avanti negli anni, diventa sempre più anziana, quindi sempre più bisognevole di assistenza e di salute, e questa struttura vicino alla collettività, alla società civile, fa sicuramente di questo territorio un territorio più ricco.